Quale libro fondamentale suggeriresti ai giovani terapeuti? Chiesi a Michael Jablko la prima volta che lo intervistai. Peraltro, tra poco uscirà anche un'altra intervista più recente che ho fatto a lui. E lui rispose senza indugio: Il linguaggio del cambiamento di Paul Watzlawick. È un'osservazione interessante di Steve Deshazer, il padre della terapia breve centrata sulla soluzione, fu che nonostante la psicoterapia sia un processo basato sul dialogo, sono poche le psicoterapie che vanno veramente ad analizzarlo. Deshazer si rifaceva principalmente all'aspetto dialogico e linguistico del colloquio in terapia breve, però nelle terapie brevi proprio c'è almeno un altro aspetto da tenere in considerazione nell'analisi della comunicazione. Si tratta ovviamente della comunicazione non verbale, perché altrimenti avrei dovuto dare un altro titolo a questo video, che è una cosa che ha affascinato da sempre gli psicologi e gli psicoterapeuti di tutto il mondo. E come mai, un po' complici anche delle riduzioni di basso livello, c'è questa idea romantica che chi padroneggia i segreti della comunicazione non verbale a cui si dà dei poteri sovraumani. E ovviamente non è così. C'era questa storia di Milton Erickson che durante un pranzo con un collega fece dei movimenti con la mano al di fuori della sua coscienza e il terapeuta, senza pensarci, a un certo punto prese automaticamente la brocca dell'acqua e gliela versò. Magia. Ma quale magia? La comunicazione non verbale, ovviamente, che cos'è? È una comunicazione, quindi attraverso questa puoi veicolare dei messaggi, delle informazioni che arrivino alla persona, però devi tenere conto di tre cose. Numero uno, scordati della statistica secondo cui il 93% del potere della comunicazione deriva dalla comunicazione non verbale. Non è così. Mehrabian, grande psicologo a cui è stata attribuita la paternità di questa statistica, disse: Non è così, mi avete completamente travisato. La PNL ha aiutato molto a diffondere questo mito, ma no, non è così, non funziona così. Mehrabian non intendeva minimamente dire questo, e soprattutto non è vero. Peraltro, su questo ci ho scritto un articolo anni fa sul mio sito, Lo studio dello psicologo, quindi se vuoi approfondirlo puoi andare a cercarlo lì. Numero due, per raggiungere certi livelli eccezionali, devi diventare eccezionale. È vero che Erickson pareva che facesse delle cose straordinarie, però Erickson era anche ossessionato dalla comunicazione ipnotica e suggestiva. Che vuol dire? Vuol dire che lui passava ore e ore e ore e ore e ore a studiare e a praticare con i pazienti, a praticare con i familiari, a praticare su se stesso. Se pensi che studiare qualche libro di comunicazione non verbale ti possa rendere un esperto, sei fuori strada. E numero 3, in psicoterapia breve non puoi fare tutto con la comunicazione non verbale. Puoi fare molto, puoi addirittura cambiare la direzione di una seduta, però non è tutto lì. Anche se c'è un però. Il però è che in terapia breve di sicuro la comunicazione non verbale viene utilizzata e viene considerata soprattutto nella sua accezione suggestiva. Quindi qui ci dobbiamo chiedere che cosa vuol dire suggestiva. Vuol dire che suggerisce qualcosa senza che quel qualcosa venga colto come un suggerimento. O detto in altro modo, manda un messaggio che non viene colto in maniera diretta. E come si fa? Innanzitutto devi distinguere la comunicazione non verbale in se stessa, perché stiamo parlando di cosa? Dei gesti, della prossemica, del paralinguistico, dell'abbigliamento? Tutta questa è comunicazione non verbale e non solo questa, perché Matteo Rampin, nel suo già citato Terapie apparentemente magiche, fa un'analisi di come il potere suggestivo in psicoterapia venga anche, per esempio, nella stanza, a partire dalla stanza del terapeuta o dalle cose che sono presenti sul tavolo del suo studio. Ora sembra un'esagerazione, però in realtà non lo è, perché puoi essere suggestivo in diversi modi. Oggi, se vieni a studio da me, mi trovi vestito in una maniera non eccessivamente formale, invece, se venivi 10 anni fa, mi trovavi vestito con giacca, camicia, cravatta no, però in modo molto più formale. Perché? Perché stavo cercando di utilizzare un abbigliamento che mi desse quel qualcosa in più a livello di esperienza percepita, che ovviamente la giovane età dell'epoca
non mi poteva dare. Anche questa è suggestione, anche questa è suggerire, ovviamente una suggestione terapeutica. Quindi la prima cosa che devi fare in psicoterapia, se vuoi utilizzare la comunicazione non verbale a livello suggestivo, ti devi chiedere perché, qual è l'obiettivo, quali messaggi voglio veicolare, dove voglio arrivare, in che modo potrà essere benefica per il mio lavoro e per la persona che ho di fronte. Su questo punto c'è poco da fare, devi metterti sotto, studiare i grandi comunicatori, il potere suggestivo della comunicazione, però potere in senso appropriato, e chiederti, sperimentare i modi in cui può essere più utile per il tuo paziente. Su questo peraltro farò la prossima settimana un video più approfondito che parlerà proprio della declinazione della comunicazione non verbale nel dialogo terapeutico, quindi parlerà del linguaggio suggestivo in terapia breve.